Amici telespettatori, grazie come ogni settimana per la vostra presenza a fatti e commenti. Quest'oggi parleremo eh, delle festività pasquali e ormai imminenti, lo faremo, eh, abbiamo in studio insieme a Gaetano Alaimo che ringrazio come sempre. Grazie a te Stefano, ben ritrovato. Ecco, abbiamo Don Andrea Urbani, eh, direttore dell'ufficio stampa e comunicazioni della diocesi di Civita Castellana. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie eh, Don Andrea e Gaetano, a te la prima domanda. Grazie Stefano, allora innanzitutto mi fa piacere conoscere un collega oltre che insomma, il responsabile delle comunicazioni sociali della diocesi di Civita Castellana. E un anno di Monsignor Marco Salvi ci sarebbe tanto da dire, ma un bilancio per quello che a breve ci sarà la Pasqua possiamo dire. Sì, eh, è stato sicuramente un anno molto intenso per Monsignor Marco Salvi, sic sicuramente un anno di conoscenza della diocesi. Quando si viene da un'altra realtà come quella di Perugia, eh, ci si prende sempre del tempo per, per conoscere la nuova realtà dove si è chiamati eh, nel ministero e sicuramente con delle difficoltà, ma anche con tanto entusiasmo. Per esempio, una cosa che mi ha colpito fin da subito di Monsignor Marco è che quando venne qua in diocesi, sì, la primissima cosa che fece, anzi, le prime due cose che fece, e furono proprio quelle di andare a trovare i sacerdoti eh, anziani, ammalati, presenti in diocesi, penso che questo sia veramente un bel gesto di affetto e di vicinanza al, al clero più fragile che vive un momento ecco, anche di, di difficoltà, e i giovani. Lui eh, diciamo ecco le, proprio le primissime cose che fece appena... Eh, insediato qua in diocesi, sì, eh, furono queste e penso che sia una bella testimonianza. Oltre che una sensibilità pastorale, poi per eh, diciamo, i, i, singoli, eh, i singoli, le famiglie, penso che mh, la sua sensibilità pastorale sia un esempio, un modello per tutti quanti noi, soprattutto per i sacerdoti, ma oh, ovviamente per tutti. Insomma, ecco. Bene, ecco io eh, partirei anche eh, dalla sua lettera pastorale, ecco sì. ve la mostro, e direi che è uno dei primi documenti ufficiali eh, che è stato distribuito in tutta la diocesi. Ricordiamo sì. che la diocesi di Civita Castellana eh, è vastissima, va dalla provincia di Roma alla sì. Teverina, al lago di Bracciano e quindi ha veramente un'ampissima... E rilevanza e risonanza. Ecco, in questa bellissima eh, lettera pastorale per il cammino verso la Pasqua, eh, Monsignor Salvi, eh, ecco, già dimostrando la sua vicinanza all'arte, eh, possiamo dirlo, poi ne parleremo anche più approfonditamente, si serve di due immagini, la corsa dei discepoli di Eugene Bournan. E la risurrezione di Pietro della Francesca per illustrare il cammino quaresimale e la novità che porta la Pasqua. Ecco, se ci vuoi parlare di questa lettera pastorale, che direi vale la pena di leggere. Sì, a proposito di questo anno trascorso insieme con Monsignor Marco, abbiamo, ci siamo conosciuti, abbiamo imparato ecco, tante cose gli uni degli altri. Eh, lui è un architetto. Ed è un esperto di, di arte, di arte sacra e utilizza sempre queste bellissime eh, immagini, soprattutto per ecco, cercare di definire il, il tempo liturgico che stiamo vivendo. E in questo caso la lettera pastorale, appunto, è un invito a vivere questo tempo di preparazione alla quaresima come un tempo eh, buono, un tempo bello di, di conversione. E, e, e di bellezza di questo Cristo che viene a, a incontrarti, a visitarti, ti vuole raggiungere, ti ama e ti salva, perché in fondo questa è la Pasqua, la luce che entra e, e viene ad abitare nella tua vita. Mm, ci sono queste due bellissime eh, immagini che lui ha scelto. Eh, a me piace sempre pensare, come lui stesso ricorda nella, nella lettera pastorale, ehm, che eh, la corsa di questi discepoli al, al sepolcro. Una, una bella immagine perché questi, eh, questi discepoli fanno la corsa al contrario, non vanno avanti ma corrono indietro, come a, a scorgere eh, il significato delle scritture e tutta la storia che hanno vissuto insieme con questo Cristo, come se volessero eh, carpirne il gusto, il senso, il significato, questo è, è veramente molto bello, non, non si smette mai di essere discepoli e di andare alla ricerca di questo Cristo che ti vuole raggiungere. Queste due figure, una giovanile e l'altra... no? Esattamente, Pietro, esattamente. Diciamo ...avanti con gli anni e Giovanni eh, molto esatto, giovane. Esatto, è, sì, questo slancio del discepolo eh, amato e, e invece questo volto quasi incredulo di, di San Pietro sono bellissimi e penso che rappresentano veramente lo stupore e la meraviglia di un evento che, che sconcerta ma illumina, che scalda il cuore. Grazie. Gaetano. Sì, ho tra le mani un giornale al terzo numero che è il Cosmatesco, quindi lo faccio vedere, che è la voce ufficiale se non sbaglio della diocesi di Civita Castellana e che è dire, diretto in, da un punto di vista penso, di coordinamento generale da lei, da te anzi, siamo sì, dei sì. colleghi. Se possiamo parlarne, il nome sicuramente ha accattivante, il Cosmatesco un po' a 360 sì. gradi. Sì, a proposito delle novità, da quando si è insediato Monsignor Marco Salvi qui in Diocesi a Civita, è stata proprio eh, il nuovo, la nuova testata giornalistica, il Cosmatesco. Che è operativa da, da gennaio, quindi diciamo ecco siamo neonati. Ehm, devo dire che è una, è una iniziativa che intende raggiungere più persone possibili e dare proprio un modo di informazione e di lettura della vita della diocesi di Civita Castellana. C'è un'equipe, è stata costituita un'equipe di 8-10 persone, più che altro giovani, mogli, mariti. Eh, persone impegnate anche lavorativamente parlando che ci danno una mano, un contributo importante proprio per seguire gli eventi e le notizie della diocesi. Il titolo è un titolo appunto che eh, richiama non a caso all'arte questi cosmati che sono presenti nella cattedrale di Civita Castellana, eh, sempre Monsignor Marco Salvi ha fatto una, eh, una bellissima spiegazione del perché no cosmatesco, riprendendo proprio questi cosmati che presi singolarmente non hanno un valore di per sé specifico, un peso importante, ma se uniti i vari tasselli con i vari colori, le loro forme all'interno di un'opera d'arte, come appunto il pavimento della cattedrale o pavimenti di altre chiese presenti nella nostra diocesi, non solo la cattedrale, possono formare un'opera unica. E questo ha anche un senso ecclesiale molto bello. Eh, ciascuno di noi ha i suoi talenti e i suoi carismi, che, se messi a disposizione degli altri, possono arricchire la Chiesa. Bene, ecco, io eh, un pochino mi adesso eh, spingerei a un significato delle prossime festività pasquali. Ecco, andremo in onda nel sabato e domenica delle Palme e ci introdurranno un po' questa. Pasqua di quest'anno. Ecco, come sarà vissuta a livello diocesano e soprattutto ecco, nelle varie parrocchie, sappiamo nelle tante parrocchie della diocesi, ognuna avrà una sua caratteristica, una sua tradizione particolare di celebrazione, diciamo, pasquale. Sì, i vari eventi, le varie processioni a cui partecipiamo durante il triduo pasquale eh, credo che siano una caratteristica proprio anche dei nostri paesi, della nostra bella tradizione. Eh, della chiesa locale, mm, però ecco, eh, stiamo cercando di prepararci a questo appuntamento della Pasqua anche in, in maniera vicariale, cioè per vicarie. Questo è davvero molto bello, ci stanno delle stazioni quaresimali per vicarie che stiamo tuttora vivendo, proprio questa sera eh, sarà impegnata la vicaria del lago. Mm alle 8.45 questa sera inizierà questa stazione quaresimale ma già sono state eh, diciamo celebrate altre stazioni quaresimali tutte alla presenza di Monsignor Marco e dei sacerdoti presenti nelle, in quelle vicarie penso che sia una bella opportunità per eh, appunto metterci in cammino verso la Pasqua insieme col popolo di Dio e tra noi eh, sacerdoti e diaconi Bene. E... Ma io penso che innanzitutto faccio i miei auguri di Buona Grazie. Pasqua a tutta la a diocesi voi. di Città Castellana, che comprende anche Orte, Orte. quindi è importante sì. ricordarlo. Sì, sì. Io parlo da, da Viterbese, quindi in qualche modo faccio parte di un'altra adiacente diocesi, però mi fa molto piacere. insomma aver condiviso questo momento con, con te. Insomma. Grazie. Quindi, ecco, noi Tanti auguriamo, auguri. ecco, Grazie auguriamo anche buon lavoro Grazie a Don mille. Andrea e sicuramente avremo modo poi di approfondire nei prossimi mesi eh, le tematiche sempre che riguardano le nostre chiese locali. Grazie e Grazie buon lavoro e buona Pasqua. Grazie mille.